fatalità mi trovavo qua sotto e evidentemente già al 31 il mio appartamento è successo quello che è successo. Ho bruciato e per un incendio. Mi trovo là sotto, dal terzo piano è caduto giù l'intonaco. Fortunatamente sono riuscita insomma a scansarmi per tempo, ma non è una cosa veramente scandalosa. Alcuni calcinacci sono venuti giù da una terrazza di un condominio di via Benvenuti ad Arezzo. È successo lo scorso sabato mattina. Si tratta di una struttura di proprietà in parte privata e in parte di Arezzo Casa, la società che gestisce gli alloggi popolari per tutti i comuni dell'Aretino. Dal terzo piano, fortunatamente la signora del piano di sotto non era in terrazza, perché io veramente che ero sotto mi è preso un colpo, ho visto venire giù tipo una frana e veramente per grazia divina non c'è scappato il morto. Lo scorso luglio un appartamento della stessa struttura, composta da 3 fabbricati, era stato interessato da un incendio partito probabilmente da un terrazzino, le cui cause però sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. A seguito di quel rogo un'aretina si era trovata per alcuni mesi senza un tetto sopra la testa. Sul posto lo scorso sabato sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, che hanno rimosso alcune parti di intonaco pericolante e transennato l'aria. I vigili del fuoco sono arrivati per tempo, sabato mattina hanno tutto transennato, sia il civico 2, 4 che il 6 e l'8. L'area interessata dalla caduta di intonaco rientra nella parte privata del condominio, ma comunque i residenti degli alloggi popolari chiedono urgentemente interventi di manutenzione. I lavori a giorni inizieranno per la messa in sicurezza delle terrazze, però questo è solo l'apice, bisogna andare al fulcro del problema. Il problema è proprio che queste case andrebbero veramente ristrutturate, ma veramente, seriamente. Non si deve aspettare che accadano queste cose, bisogna prevenire.